Thank you. We're going to continue our program right now with some music. Actually, first, a little bit of speaking with Jordan Vittorio. Eccomi qua, grazie, grazie Andrea. L'abbiamo già ascoltato, tra l'altro, Jordan, e adesso voglio presentarvelo perché, cioè, volevo parlare anche un po' con te. Senti, innanzitutto tu non sei italiano perché vieni dal profondo nord. Esatto. Quindi per Bossi tu sei oltre il limite del confine d'Italia. Tu vieni da Verona. Da Verona. Sto scherzando, è ovvio. Ci mancherebbe altro. Siamo qua per divertirci. Cioè, senti, è poco tempo che sei in Canada? Da 4 mesi. Senti, ma questo freddo non ti ha fatto... Vabbè, che tu vieni dal nord, dai. Guarda, credimi, a Verona faceva più freddo quest'inverno che non qua. Dunque, è stato meglio qua, credimi. C'è la famiglia che me lo dice, dunque. Sì. Tu hai deciso di venire in Canada perché hai girato un po' il mondo, quindi sì. Questa è la tua nuova patria per un po' di tempo o per tanto tempo? Penso per tanto tempo. Penso che proprio mi trasferirò qua e... sono fidanzato qua. Insomma, le donne, guarda, ti mettono in condizione. Non lo volevo andare, dire, però. Sì, ti mettono in condizione di andare dove vogliono loro, ma sono. Ma è bello questo, però. Certo, certo, ne vale veramente la pena e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza di lavoro, di amore. Senti, ma la tua ragazza è canadese? Sì. È canadese, Canadian. 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 Con i capelli rossi. Ah, allora è una rossa come Milva. Come la chiamano la Milva? La tigre di Gonchio, no? No? Di Mont-Prachen. Senti, che tipo di musica fai? Che genere fai? Perché tu suoni naturalmente ai clubs. Sì. Cioè, un tipo di piano bar? No. Faccio anche piano bar. Sì. Però faccio anche i matrimoni, faccio i vari eventi. Ovunque c'è bisogno di musica, che sia una musica lenta d'ascolto, una musica da ballo, io sono là, cioè sono pronto a tutto. Ho 20 anni di esperienza, dunque no. Anche perché a me piace quanto la gente ha voglia di lavorare e lo fa con umiltà. E tu lo fai con umiltà, dici sì. Io devo campare, per campare faccio tutto, cioè, esatto. Però il mio mestiere è questo e quindi voglio suonare. È da 20 anni che lo faccio come professionista e sono pronto, cioè sono sempre a disposizione da Veneto, lavoratore duro. E proprio... sono proprio questi, io li conosco i veneti ragazzi, so come sono fatti, lavorano veramente sodo. Senti, chi ci proponi adesso? Adesso una canzone che ho scritto insieme con mio cugino, che è lui di Rieti. Ah, beh, qua insomma siamo vicino a Roma. Esatto, e si intitola Come si fa? Come si fa? Sì, è una samba, sì. Una samba allegra. Benissimo, bella. Allora... lo pronuncio bene, Cattonar o Cattonar? No, Cattonar. Cattonar, è proprio tipico veronese. Jordan Cattonar. Grazie. Come si fa? Come si fa? Come si fa per fare bella una canzone? Come si fa? Come si fa? Come si fa se non ci metti il tuo calore? Cosa dirà? Cosa dirà? Cosa dirà domani il figlio ballerino? Cosa dirà? Cosa dirà? Cosa dirà se non gli canti più vicino? La canterai, sì, canterai, con le parole che ti sembrano migliori. Non importa se sbagli di poco l'accento, stringi la spugna e sorridi ancora insieme a noi. La musica si sa, la suona spesso chi a volte mette un là, al posto di quel sì. La fantasia però rimane sempre noi, seppure per un po', ma esti a prima vista noi saremo. Come si fa? Come si fa?
Come si fa per fare bella una canzone? Come si fa? Come si fa? Come si fa se non ci metti il tuo calore? La canterai, sì, canterai, con le parole che ti sembrano migliori. Non importa se sbagli di poco l'accento, stringi la spugna ed sorridi ancora insieme a noi. La musica si sa, la suona spesso chi a volte mette un là al posto di quel sì. La fantasia però rimane sempre a noi, seppure per un po', maestri a prima vista non saremo. E poi chissà, chissà, forse nuove scale il musicista suonerà. Suoniamo pure se la musica non va, col verbo giusto che...